Cari colleghi, buongiorno. Nel mio intervento di oggi andrò a parlare di una disposizione che è contenuta nella bozza del decreto legislativo sulla riforma del nostro sistema sanzionatorio. È una disposizione interessante che a mio avviso però nasconde anche qualche insidia di carattere pratico e teorico e sto parlando della nuova depenalizzazione contenuta all'articolo 6 del decreto legislativo 472 del 97 che andrà appunto a depenalizzare i contribuenti che si adegueranno a quelle che sono le direttive, le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall'emissione di circolari o documenti di prassi, come ad esempio le consulenze giuridiche. Ovviamente l'adeguamento del contribuente sottintende il fatto che il contribuente stesso abbia tenuto un comportamento difforme rispetto poi a quelle che sono le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nei documenti. Questa disposizione, questa depenalizzazione non scatterà in maniera automatica, ma come vi vado a leggere, scatterà solamente qualora sia dipesa da obiettivi e condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa tributaria. Beh, sebbene questa disposizione vada a rafforzare il legittimo affidamento dei contribuenti, che in realtà è già sancito nello stesso articolo 6 del decreto legislativo 472, che in realtà viene anche poi ripreso all'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, quindi parliamo di una norma che può avere un effetto benefico generalizzato, e in realtà è una norma che ha anche un impatto molto importante se prendiamo il caso di quello che è successo ultimamente ai forfettari con la circolare che è uscita a dicembre 2023, con appunto i riferimenti e le indicazioni fornite per i cambiamenti che in realtà interessavano il regime dal 1 gennaio 2023, quindi con un fortissimo ritardo, e molti contribuenti tra l'altro potrebbero aver avuto un comportamento difforme rispetto a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate. E poi la stessa Agenzia delle Entrate nella clausola di salvaguardia andava a specificare questo principio. Comunque sia, se è una disposizione interessante che può avere un impatto importante, mi fa venire due riflessioni. Il primo è che di fatto con questa normativa andiamo indirettamente a cristallizzare e a dare più valore a quelli che sono i documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, che ci dobbiamo ricordare in realtà sono interpretazioni vincolanti per gli uffici, ma non per il contribuente. Quindi mettiamo in una norma valorizzando il documento di prassi dell'Agenzia e l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, dandogli anche una sorta di efficacia, perché se il contribuente si allinea, non importa se questo allineamento sia corretto o meno, comunque sia non subisce le sanzioni. Quindi questo principio mi sembra che abbia una sorta di tecnicismo distorto. L'altro è che appunto questa norma non scatta in maniera automatizzata su input del contribuente, ma solamente qualora ci siano condizioni di incertezza. Le condizioni di incertezza sono certo che le rileverà unicamente l'Agenzia delle Entrate, quindi di fatto se potenziamo il legittimo affidamento del contribuente, potenziamo la forza dell'Agenzia delle Entrate su due fattori. Da un lato gli si potenzia il valore dei documenti di prassi, vincolando i contribuenti ad allinearsi per essere depenalizzati, e dall'altro gli diamo ancora più potere perché poi saranno loro stessi a giudicare quando questa depenalizzazione potrà scattare o meno, perché poi sono loro che vanno a erogare le sanzioni. Quindi una norma probabilmente nata con un intento che rischia però di averne uno completamente opposto. Speriamo che insomma venga calmierata sotto questi aspetti e vedremo poi se effettivamente entrerà in vigore e se sarà presente nel decreto legislativo nella sua versione finale. Con questo ho terminato e vi ringrazio dell'attenzione.